Ciao a tutti e bentornati su Spaziomatic. La Terra, come ben sappiamo, offre dei veri spettacoli della natura. Scorci meravigliosi, forme di terreno, ma non solo, davvero particolari, a volte da apparire quasi artificiali per la loro precisione. Tra questi spettacoli della natura troviamo anche un sito molto interessante, si chiama Gunung Padang. Che cos'è, vi chiederete? Ecco, si tratta appunto di un sito megalitico che si trova nella provincia della Giava occidentale, in Indonesia. Lo si può trovare a 885 metri di altezza rispetto al livello del mare, al di sopra di una collina, in cima ad un vulcano spento. Fin qui tutto normale, ma nasconde risvolti interessanti. E infatti sembrerebbe che negli ultimi tempi si sia insinuata l'ipotesi che Gunung Padang possa essere in realtà la piramide più antica del mondo. Vediamo insieme su cosa si basa questa teoria. Ma prima, non ti dimenticare di iscriverti al canale se non lo avessi ancora fatto e ricordati di attivare la campanella, ti arriveranno gli aggiornamenti della pubblicazione di nuovi contenuti. Se davvero Gunung Padang fosse la piramide più antica del nostro mondo, risalirebbe a ben 27.000 anni fa e, come dicevo prima, no, non si trova in Egitto e nemmeno in Messico. A sollevare questa ipotesi un articolo scritto dal geologo indonesiano Danny Hilman Natawijaya. Secondo questo articolo si espone l'ipotesi di antichità della costruzione di questa struttura, facendola risalire a 27.000 anni fa. Ben più antica infatti della primissima piramide egizia, ossia la piramide di Djoser, risalente a 4.600 anni fa e addirittura più longeva del primo sito megalitico che conosciamo, che si trova a Göbekli Tepe, in Turchia. Storicamente l'olandese Roger Verbeek fu il primo a nominare il sito di Gunung Padang nei suoi scritti, questo sulla base anche di un rapporto scritto nel 1980 da De Curte. Quello che è stato riportato nel testo è molto similare a quello che scrisse l'archeologo, sempre olandese, Nicolas Johannes Krom nel rapporto del Dipartimento delle Antichità del 1914. Dopo quell'annata, il sito non fu più calcolato fino al 1979. Questo grazie ad alcuni agricoltori locali che, dopo la scoperta, fecero attirare l'attenzione dall'Istituto di Archeologia di Bandung, oltre che dal governo e di altri gruppi della comunità. Di questa eventuale struttura sappiamo che è composta da 5 terrazze che formano delle specie di gradinate in pietra, muri di sostegno e delle scale che fungono da collegamento. La parte interna di questa struttura è composta da nuclei di lava, che raffreddandosi si sono induriti. Ed il fatto che sembri perfettamente levigata fornisce appunto l'idea che sia stato fatto in maniera totalmente artificiosa. Tramite alcune operazioni di prelievo di campioni è stata utilizzata la datazione al carbonio. Questa risulta essere una metodologia molto affidabile e preziosa per ottenere risultati, specialmente per gli archeologi. Questi studi sono partiti dal 2011 e fino al 2014 si sono impiegate molte menti per poter capire che tecniche utilizzare per comprendere appunto la confermazione che vi ho spiegato. Sembrerebbe infatti che da questi studi si sia arrivati ad una data di prima costruzione che appunto si aggira tra i 27 ed i 16.000 anni fa, con alcune integrazioni aggiunte postume che risalgono tra gli 8 ed i 7.500 anni fa. Per lo strato esterno abbiamo delle datazioni differenti ancora, infatti le cosiddette gradinate sarebbero state aggiunte tra i 4 ed i 3100 anni fa. Si suppone che possano essere state costruite dagli antenati della civiltà che vive in quest'area. La struttura piramidale, forse appunto per la forma o quello che rappresentava per le persone vissute nella zona, era vissuta come luogo sacro. Si dice questo perché con le costruzioni che nominavo, risalenti ad 8.000 anni fa, sembra proprio che ci sia stato un ampliamento del nucleo principale di questa piramide. Tra le motivazioni poteva esserci l'arrivo di una nuova cultura o semplicemente come sviluppo ed innovazione delle religioni o credenze del tempo. Prima di continuare però poniamoci questo dubbio. Se la tipologia di costruzione di una piramide viene considerata una caratteristica di modernità per una civiltà e potendo questo sito rivelarsi così antico, dovremmo ritrovarci a rivalutare quello che sappiamo sulla storia del mondo. Secondo Flint Dibble, un archeologo di Cardiff, i dati riportati sull'articolo sembrano essere giustificati, perciò la risposta potrebbe essere affermativa. Ma la realtà è che le conclusioni, almeno secondo il suo parere, ma non solo, non sembrano essere motivate, soprattutto sull'età della struttura. Tra questi pareri discordanti abbiamo quello di Lufti Yondri, sempre un archeologo indonesiano.
Infatti, secondo lui, che si è dedicato a studi approfonditi sulle civiltà che sono esistite al tempo, i gruppi di persone esistenti avrebbero abitato nelle caverne fino a 12.000 anni fa, molto dopo l'età attribuita alla piramide. Quindi, perché abitare nelle caverne se possedevano queste capacità di muratura ed architettura? Sarebbe dovuto essere molto diverso. Sempre Dibble si mostra contrario a queste prove, perché nella realtà sono ben poco chiare e quindi sarebbe più saggio prendere in considerazione l'azione degli agenti atmosferici e del movimento delle rocce nel corso degli anni. Nonostante sia saggio pensarla così, l'autore dell'articolo, Natawi Jaya, vuole sottolineare che le colonne ritrovate sembrano essere troppo grandi e poste in ordine per essere capitate lì per caso. Infatti, le pietre sembra che pesino fino ai 300 kg, perciò escluderebbe un trasporto naturale su distanze così importanti. Nell'ottica che Natawi Jaya abbia ragione, significherebbe però che ci stiamo trovando davanti al fatto che al tempo ci fu una civiltà che potremmo definire complessa e moderna, che scavalca effettivamente le nostre conoscenze sull'uomo del tempo, che per nota di causa sarebbe dovuto essere nella fase di cacciatore e raccoglitore. Ad entrare in questa controversia anche l'archeologo Bill Farley dell'Università di Aven. Lo studioso, infatti, dice che gli studi svolti non dimostrino assolutamente l'esistenza di una civiltà così tanto avanzata nel corso dell'era glaciale. Rinnova quindi il pensiero che seppur i dati geologici riportati siano accurati, almeno per quanto riguarda la datazione della struttura, non confermano comunque il passaggio di una civiltà. Così fosse, sarebbero stati ritrovati resti di carbone e frammenti di ossa. Sempre in archeologia esistono alcune tecniche utilizzate in passato dagli esseri umani per produrre oggetti, ma di queste tecniche specifiche non risulta esservi nessuna traccia. In ogni modo, normalmente, le ricerche in una determinata area si svolgono proprio con la consapevolezza che in passato ci fossero civiltà ad abitarla ed infatti si procede con la datazione dei frammenti e degli oggetti ritrovati. In questo caso, invece, sarebbe il contrario, quindi partendo da oggetti e frammenti ritrovati per attribuirli successivamente ad una civiltà che però non sembra per niente essere esistita in quel luogo. Eileen Ernenbein, studiosa della Tennessee State University, vorrebbe invece fare luce sull'etica dell'articolo scritto e comprendere l'attinenza alle linee guida. Mentre lo stesso Natawi Jaya invita tutti gli studiosi interessati a spostarsi in Indonesia per creare un programma di ricerca su Gunung Padang. Si sono forse tutti domandati se questa storia non riprendesse in parte il percorso avvenuto con le piramidi bosniache, che secondo il ricercatore Semir Osmanagic risalirebbero a 12.000 anni fa. Anche in questo caso nessuno sembrerebbe aver preso in mano il progetto e le ipotesi non sono state prese in considerazione. Le piramidi bosniache, infatti, sono dei complessi collinari che si trovano appunto in Bosnia, vicino Sarajevo. In questo caso erano stati svolti degli studi analoghi a quelli avvenuti a Gunung Padang, concludendo che si trattasse di conformazioni totalmente naturali. Anche in questo caso era stato criticato severamente chi, come Osmanagic, aveva fomentato questa tipologia di studi. Ciò che è chiaro è che i basalti colonnari sembrano prendere in contropiede gli archeologi, creando quindi uno stato di confusione e di dubbio su ciò che si presenta davanti loro. Soprattutto creando dubbi su ciò che è naturale e ciò che non lo è. I basalti colonnari, infatti, sono una particolare manifestazione effusiva, quindi con eruzioni di magma, con particolari colate di lava simili a fiumi. In particolare il fenomeno è causato dalla lenta risalita del magma in aree ristrette con particolare pressione. In ogni modo non sono giunte notizie attualmente per quanto riguarda l'invito di Natawi Jaya a proseguire con eventuali ricerche. Vero è però che ricevere una notizia del genere, sicuramente capace di stravolgere le nostre conoscenze storiche, sarebbe davvero sorprendente e saremmo pronti a cogliere tutto ciò che c'è di buono. In ogni modo, attualmente crediamo che tutto venga lasciato così com'è, con la probabilità che nessuno riapra questo caso esattamente come è successo con le piramidi bosniache. Rimaniamo comunque in attesa di eventuali aggiornamenti, con un occhio aperto sul sogno ed uno sulla razionalità dei dati che ci hanno permesso nel tempo di raggiungere questi traguardi nella storia. Grazie per essere arrivato fino a qui. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace e facci sapere la tua opinione nei commenti, è importante per me sapere cosa ne pensi. Nel frattempo, in attesa del prossimo video, ti saluto. Ciao!